Due stagioni fa aveva preferito scendere in Serie C a Lecce e lasciare la Roma. Fabrizio Lorieri aveva ancora tanta voglia di giocare e soprattutto di dimostrare il suo valore. E così con il suo Lecce è tornato subito in Serie B e con i giallorossi di Ventura oggi punta a conquistare la Serie A. La difficoltà era più che altro scendere di categoria, ecco, dopo essere stata a Roma, scendere in C era stata così una scelta difficile, però l'ho fatta convinto che le cose si sarebbero così sarebbero andate per il verso giusto, e mi sembra che fino adesso insomma si sta confermando questo. Lorieri, ti senti un po' il leader di questa squadra? Ma sai, leader penso sia sempre una parola così a volte usata in maniera così un po' troppo superficiale. Io penso che possa così l'esperienza, sono il più anziano della squadra, sono quello che insomma ha avuto un po' più di appunto di esperienza nei campi da gioco, quindi è naturale che debba portare ai miei compagni un ulteriore così ulteriori consigli, aiuti. È chiaro che da me se lo aspettano, e questo penso che mi spetta d'obbligo, ecco, farlo. Senti, di Lecce, di questa città, cosa ti piace di più? Ma innanzitutto è una città molto bella, un mare splendido qua intorno, ecco, sono un posto veramente ideale per chi deve giocare a calcio. I tifosi sono la gente, sono passionali ma nello stesso tempo non sono invadenti, quindi ti lasciano vivere. Come ti dicevo, è una bella città, io abito proprio qua in centro, ho proprio la fortuna di viverla, ecco, completamente, e anche la mia famiglia si trova bene, ecco. Quando la mia famiglia sta bene, di conseguenza i problemi maggiori vengono superati, e anche io di conseguenza mi trovo ancora maggiormente a mio agio. Ecco, domenica contro il Genoa c'è stato questo importante momento del calcio di rigore che tu hai parato, lì la svolta della partita. Sì, beh, sicuramente il rigore di domenica è stato importante ai fini del risultato, proprio perché eravamo in un momento che soffrivamo, e probabilmente al momento che ho parato il rigore sì, anche così abbiamo avuto un'ulteriore spinta psicologica per cercare di vincere, e così è stato. Nicola, un premio speciale Lorieri se lo merita, no? Dopo domenica, che dici? Ma non solo per domenica scorsa, per questi anni che ci sta regalando, sia l'anno scorso sia quest'anno, che si sta comportando eccezionale. Lorieri, un amico Nicola, eh? Infatti, prima che tu gli facci la domanda già gli ho fatto la mancia perché parlasse bene.